musica. Gli avevo detto che c'era un momento dedicato alla musica ed è giunto il momento di chiamare sul palco un grande artista, un grande cantautore italiano. Lui è stato autore e direttore d'orchestra al Festival di Sanremo. Ha collaborato e accompagnato grandi artisti come Ron, Peppino Di Capri, Ivana Spagna, Riccardo Fogli e tanti altri. Signore e signori, per Miss Sud 2023, Michele Pecora! Forte applauso! Grazie, buonasera, bentrovati, sono davvero felice di essere qui a Baronissi, in questo splendido anfiteatro, tra l'altro dedicato e intitolato a uno dei grandissimi cantautori, forse uno dei più grandi in assoluto. E, grazie. Qualche volta quando fanno la mia presentazione mi viene il dubbio degli anni che ho. Dico, ma forse ho 120 anni e non mi ricordo, perché in effetti è stata la mia una carriera importante, molto lunga, longeva, non facilissima, complicata come lo è la carriera di un artista. Io guardando le ragazze stasera e sentendo quello che hanno detto, il loro sogno, quello di poter magari diventare attrici o presentatrici o diventare modelle, è il sogno che si realizza, cosa che io gli auguro a tutte quante, e però la carriera di un artista è una carriera complicata, difficile. Bisogna lavorare tanto, ci sono momenti belli, esaltanti, ma ci sono anche momenti meno belli. E in quei momenti viene fuori, diciamo, lo spirito che ti ha fatto scegliere di fare questo, di fare questa carriera. E io inevitabilmente devo partire da lontano, non c'è un altro modo. Parto dal 1980, ricordo un'arena di Verona con 20.000 persone e quando sono entrato l'urlo dell'arena ha coperto quasi questa canzone. Si apre il cielo verso l'orizzonte, un pensiero solamente a quest'ora che farai. Forse stai aspettando autobus e pezzi che oramai si è fatto tardi e mi penserai. Io la scuola la domenica a ballare e nell'aria c'è l'odore dell'estate che verrà. Salutando ti dicevo, ora te ne vai, non ritornerai. Te ne vai, come la sera sembrerai, un po' più vera correrai, senza voltarti mi dirai, non annoiarti te ne vai, senza parlare ti direi, non mi scordare non ci sei, la mente vola griderei, mentre da sola te ne vai, te ne vai. E le troppe sigarette che ho fumato, questo giorno è già passato, a quest'ora che farai? Forse stai aspettando l'autobus e pensi che oramai si è fatto tardi e mi penserai. Sorridendo scoprirai che mi vuoi bene ed un poco di emozione quando poi ripenserai. Che parlando ti dicevo, ora te ne vai, non ritornerai. Te ne vai, come la sera sembrerai, un po' più vera correrai, senza voltarti mi dirai, non annoiarti te ne vai, senza parlare ti direi, non mi scordare non ci sei, la mente vola griderei, mentre da sola te ne vai. Te ne vai, oh, te ne vai, te ne vai.
grazie. Grazie. Poi sono arrivate le collaborazioni con tanti artisti. Io ho vissuto un momento storico per la musica, che è stato quello degli anni 70. Milano era un fermento di arte, di amicizia, di collaborazione, e quindi collaborazioni con Franco Battiato, con tanti altri. Pensate quale fortuna ho avuto, perché molte volte mi dicono: tu sei stato poco fortunato, poco riconosciuto. Io rispondo: no, io sono stato fortunatissimo, perché ho potuto fare il mestiere che volevo fare, e soprattutto ho avuto l'affetto veramente del pubblico, e questa è la cosa più bella.